Allora, un buongiorno agli amici di TG Procida e agli amici della rete. Con noi stamattina, come vedete, nella nostra sede, Mariano Papandrea, mediatore civile e familiare. E per qualcuno potrà significare qualcosa, per qualcuno potrà significare che cos'è questo mediatore familiare. Noi oggi abbiamo deciso con l'avvocato Luberano proprio di far intervenire Mariano, che è un brillante ragazzo procidano, che poi si divide tra Procida, Torre Annunziata, Napoli, quindi veramente si sta facendo largo in questo settore, in questo istituto, tra virgolette, che è quello della mediazione civile e familiare, che è nato una decina di anni fa, nel 2010, come ci diceva Mariano, sta riscuotendo cioè molte persone si affidano, molti contenziosi, ovviamente molto, Come possibile. ove possibile, quindi si affidano al mediatore per cercare di addivenire a quelle piccole soluzioni che molto spesso invece prima venivano, si trascinavano nei tribunali, Lo quindi scopo è proprio proprio quello. quello là, e quindi si trascinavano per anni e anni e difficilmente trovavano una soluzione. Allora Mariano, ci presentiamo, come mai hai scelto questo lavoro, tra virgolette, da dove nasce questa passione? No, certo, dopo gli studi in scienze giuridiche, quindi subito avevo pensato di rivolgermi alla mediazione come un possibile lavoro che andava anche incontro alla mia indole abbastanza conciliativa di carattere, quindi ho frequentato un corso presso CNF Mediazione, un organismo di Napoli, iscritto presso il Ministero della Giustizia, perché noi mediatori siamo obbligati a lavorare per un organismo, non posso in proprio fare questo lavoro, ma bisogna essere iscritti a un organismo, anche che deve avere determinate caratteristiche, e quindi io attualmente quindi gestisco la sede di Procida, stiamo aprendo la sede su Torre Annunziata e poi c'è la sede principale che è a Napoli, a Piazza Van Viteri, da poco tempo spostati a Viale Michelangelo. Quindi lo scopo era proprio quello di aiutare le persone, le parti a venirsi incontro e a trovare un accordo. Vogliamo fare un esempio di cosa può fare un mediatore civile e cosa non può fare. Mediatore Cioè, civile la pratica di praticamente. divorzio la può fare? No. Ecco qua. Quindi Allora, anche. le materie che il decreto legislativo che dicevo, quello del 28-2010, sono diritti reali, che l'80% di quello che svolgiamo, quindi riguarda proprietà, usufrutto, usucapione, contratti immobiliari, poi c'è tutte le materie in tema di condominio, di locazione e comodato, per quanto riguarda divisioni e successioni ereditarie, un'altra materia in cui veramente c'è molto da lavorare, la responsabilità medica, i danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria, se uno volesse un risarcimento, facendo causa tipo prima una clinica, se uno interviene dato male, deve obbligatorio tentare prima il tentativo di mediazione. Ah, perfetto. Sì, e poi tutti i contratti bancari, assicurativi, sì. E finanziari per quanto riguarda anche sugli interessi, quindi un'altra materia L'anatocismo. che è Perfetto, obbligatoria. quindi per voi avvocati, cioè avere una persona, non Mariano, avere un mediatore è una cosa che vi risolve e vi toglie molte castagne dal fuoco, per così dire, anche e soprattutto perché poi ai vostri clienti potete dare anche delle risposte molto più in tempi molto più celeri. Generalmente, se no, bisogna passare, ci vuole molto più tempo, ci vuole molto più lavoro e tutto. Quindi, come è cambiata anche la figura dell'avvocato nell'rispetto del mediatore, che insomma, meno male vi aiuta un po' in tutto questo, no? È una figura d'appoggio, o comunque poi ancora non è un istituto che viene scelto così facilmente. Allora, buongiorno anzitutto. Nel rivolgermi chiaramente a quanto ha appena sostenuto con esaustività il dottor Mariano Papandrea, quindi non posso che condividerlo appieno, sì, la tua domanda è parecchio d'ampio respiro, però posso dire con forte grado di probabilità, non voglio dire con certezza, ma con forte carica di probabilità, che inizialmente, come ogni istituto, diciamo, che si affaccia sulla scena giuridica, ha bisogno dei suoi tempi per poter produrre gli effetti sperati. Non mi dilungo chiaramente sugli effetti né tantomeno sulle cause che ha ispirato l'istituto della mediazione, perché le ha brillantemente esposto, seppure con sintesi, il dottor Mariano Papandrea. Ciò che a me interessa sottolineare è che effettivamente, come ogni innovazione,
ha bisogno, ripeto, dei suoi tempi, quindi, come dire, contribuire a formare nella comunità di riferimento una forma mentis, cioè una mentalità tale da comprendere che prima di poter attivare la sede contenziosa, quindi di andare davanti al giudice negli uffici giudiziari preposti, è effettivamente necessario come condizione di procedibilità, diciamo noi tecnicamente, esperire appunto la mediazione. Sul punto io anzitutto devo fare un apprezzamento di stampo personale, oltre che professionale, a Mariano, il quale, se lui mi consente, l'ho visto crescere, posso garantire, perciò il doppio profilo personale, è vero, Mariano, e professionale. In casa, l'avvocato Porfirio Flavio. Era di casa, a casa. L'ho visto crescere a mia volta. Ah, sì, io lo ringrazio. Vabbè, invece però c'è un divario anagrafico che depone a mio favore, come ricordi, giusto per intendere. Io sono molto amico al fratello maggiore, anche a Salvatore, però in particolare anche per ragioni di condivisione scolastica con il fratello maggiore sono veramente molto amico. Al di là della parentesi di stampo personale, vengo a rappresentare da un profilo più propriamente professionale, connesso però al richiamo personale, la estrema disponibilità, cordialità e preparazione, oltre che impegno, che Mariano profonde quotidianamente al servizio, diciamo, della, per quanto ci riguarda, della comunità procidana, ma conoscendolo, il ritorno al profilo personale, sono certo che questa sua disponibilità per indole, ce l'ha nelle corde, sicuramente la metti al servizio ovunque si trovi ad operare nello spazio-tempo. Premesso questo, è inutile dilungarmi sui contenuti, diciamo, della competenza per materia della mediazione, perché li ha brillantemente esposti Mariana. Ma ciò che, ripeto, tra virgolette mi preme sottolineare, che ancora nella comunità, nonostante, diciamo, sia operativo ope legis, cioè di diritto, diciamo, questo istituto, ancora c'è, diciamo, non una conoscenza, no, più che dice una conoscenza adeguata da parte della comunità procidana, ok, della necessità del ricorso preventivo alla procedura di mediazione prima di poter addivenire, diciamo, all'azione in sede contenziosa. È chiaro che è un fatto anche fisiologico, naturale, perché ovviamente, soprattutto grazie anche all'operato di noi avvocati che quotidianamente nello svolgimento della nostra attività prospettiamo nel ventaglio delle ipotesi oggetto della nostra consulenza professionale la necessità, caso per caso, di poter o non poter, di dover o non dover ricorrere appunto alla mediazione. Perfetto, io vorrei chiedere a Mariano, da quanti anni operi a Procida? Sono 5 anni. 5 anni. Hai un po' contezza dei numeri di quante persone si sono rivolte a te o tramite avvocato o direttamente? Tutti si rivolgono a me tramite avvocato, perché l'avvocato che fisicamente presenta l'istanza all'organismo, sì, che potrebbe essere fatta sia in via telematica, però tornata la disponibilità, quindi ho ben volentieri accetto il cartaceo dagli avvocati e provvedo io personalmente. Quindi l'avvocato fa una richiesta, come funziona? Ha un ordine? L'avvocato, ovviamente, praticamente, noi, nella nostra modulistica è previsto che l'avvocato indica la materia, le parti e il valore all'incirca della mediazione. Perfetto. Anche in base poi al valore c'è, cioè, il compenso eventualmente in caso di mediazione positiva, perché ci sono spese di avvio decise dal Ministero che sono 40 euro più da, quindi sono 48,80 euro per commettere proprio per piede. Cominciare. Dopodiché le parti possono scegliere se entrare in mediazione, quindi affrontare l'oggetto, o semplicemente rifiutarsi firmando un verbale negativo, e quindi le loro spese saranno limitate a 48,80 euro. Questo, la mediazione ha tutto valore di legge, quindi è tutto... Sì, quello che forse pochi sanno, soprattutto che la mediazione in caso di accordo, il verbale è un titolo esecutivo,
Perfetto. Quindi sì, le persone che va trascritto, esiste la stessa efficacia della sentenza, diciamo, trascritta... è il titolo equipollente, può essere trascritta nei pubblici registri immobiliari, ad esempio quando afferisce i diritti reali, quindi parliamo di proprietà e di tutte le situazioni connesse ai diritti reali, ad esempio anche una causa per violazione di distanze fra fabbricati, faccio un esempio banale, è un oggetto, diciamo, di preventiva mediazione. Quello che interessa nel discorso più ampio della deflazione, del contenzioso, che è poi la ragione primigenia per la quale sono nati questo istituto in particolare, praticamente quello che a me interessa sottolineare è come brillantemente esponeva Mariano, una mediazione conclusasi con esito favorevole, quindi con la composizione bonaria delle parti, senza quindi dover ricorrere alla successiva fase contenziosa, ha gli stessi effetti, diciamo così, di una sentenza, nel senso che viene registrata e trascritta. Questi sono gli step, cioè gli adempimenti successivi. Facciamo capire bene, fino a 5 anni fa, fino a quando non c'era Mariano, per un diritto reale di vicinanza tra due proprietà, a chi ci si rivolgeva? Cioè l'avvocato Lubrano era bene una parte. Costretta ad emigrare, diciamo, su un organismo sovralocale. Quindi andare in un tribunale civile? No, andare in un organismo che stava a Napoli, a Pozzuoli, insomma, non procedano. No, e se non c'era ancora la mediazione, dove andare? No, prima non si faceva proprio, c'era direttamente il tribunale. Ah, il tribunale, perfetto. Ah, perfetto, cioè, iniziava una causa. La causa. Il vantaggio dell'unità locale di procida è che le parti non devono più fisicamente, cioè l'avvocato, uno andare là, al cliente, oggi andiamo a Napoli perché... Il legislatore. Quindi questa figura ha anche un po' alleggerito i tribunali, giusto? Questo. Ha deflazionato il contenzioso. Perfetto. Che poi quant'è la percentuale di questi qua che nei tribunali? Nel 2018 per le marche sono state fatte circa richieste per 200.000 cause. Di queste 150.000 hanno fatto prima il tentativo obbligatorio di mediazione. Già vuol dire che 50.000 cause. Per 50.000 cause i giudici non hanno trovato preventivamente il tentativo di mediazione e sono stati costretti a rimandare le parti a esperire il tentativo che il giudice, cioè un avvocato potrebbe anche non passare per l'organismo ma intentare le causa. Ah, è obbligatorio? Ah, sì, è obbligatorio, quindi il giudice... Le condizioni di procedibilità. Ah, ok, perfetto. Il giudice, se vede che nel proprio fascicolo non è presente almeno il verbale negativo dell'organismo, sospende e rimanda le parti. Allora, questo è un organismo per esperire il tentativo obbligatorio. Perfetto. Diciamo per regolarizzare la procedura in toto considerata. Ho capito. Se fosse un verbale, se le parti si mettono d'accordo, poi non tornano proprio dal giudice, perché hanno un titolo esecutivo che è come una sentenza. Perfetto, e poi si va registrato. E i numeri su Procida, stiamo fermando sui numeri su Procida, c'è stata una buona risposta. Certo, io devo ringraziare gli avvocati procidani, perché... Tra mediatori spesso c'è una sorta di diffidenza verso gli avvocati. È una cosa che io non ho riscontrato. Avvocato, Non ho riscontrato sull'isola. Ho subito avuto la disponibilità piena degli avvocati di rivolgerci a noi per quanto riguarda la materia obbligatoria. Però tecnicamente gli avvocati dovrebbero benissimo saltare il tentativo di procedimento obbligatorietà e magari trovare anche un giudice che continua la causa senza rimandare in mediazione. Ci potrebbe anche essere l'avvocato che, consigliando la parte, fa passare la mediazione solo come una formalità. Dice: guarda, non possiamo fare subito la causa perché dobbiamo andare dal mediatore, ma come un passato. Possiamo far passare l'idea che Mariano ci diceva con gli altri avvocati, non approcita, c'è un po' di... Non ci si lega molto o in parte, quando ho capito, cioè, insomma, così è possibile che il fatto che poi questo mediatore abbia un poco, cioè gli avvocati con la scusa che le cause duravano 4 anni, 5 anni, la prendevano a lungo, compagnia cantante, c'era anche un modo per cercare di strappare più soldi al povero Cristo che incappava nella situazione. Oggi invece con la figura del mediatore siete quasi costretti a snellire la pratica e a non portarla alle calende greche, capito quello che voglio dire? Tutto chiaro, devo fare sintesi chiaramente. È un po' il cane che si morde la coda, perché la tua domanda contiene già la risposta, cioè nel senso la tua domanda necessita secondo me di un esame bifronte, perché potenzialmente c'è la possibilità secondo il tuo assunto di poter lucrare maggiormente
non posso escludere potenzialmente, diciamo, questa possibilità, seppure in piena buona fede, ci mancherebbe. Ovviamente, ovviamente. Però dall'altro lato vale anche il contrario, vale anche il contrario, nel senso che proprio perché la devo fare, io comunque, considerata la potenzialità insita nel prosieguo, diciamo, contenzioso rispetto alla preventiva condizione di procedibilità rappresentata dalla mediazione, anche in quel caso potenzialmente l'avvocato può avere più margine per aumentare le proprie aspettanze professionali. Quindi è un discorso, non voglio dire sterile, però sicuramente diciamo non molto rilevante dal profilo, diciamo, della maggiore o minore remuneratività, appunto, dei colleghi, di noi avvocati, eccetera. Più o meno quella è, diciamo così. Sostanzialmente, se si fa un discorso empirico e sostanziale, sostanzialmente appunto ci troviamo bene o male in excess, siamo giusto così. Per intenderci. Visto che abbiamo la fortuna di avere un mediatore e un noto avvocato, a Procida, molte volte ci facciamo tante di quelle domande per chiederci di tanti piccoli aspetti statistici. Sì. Si è mai chiesto quante, cioè in un anno quante azioni civili vengono presentate? Ci sono dei periodi che qualcuno, o bene o male, insomma, in un anno si presentano, non so, sul territorio una casistica di tot cause, tot interventi di mediazione, sono dovute a contingenze temporali di quel momento. La mediazione, la media, ce ne sarà una, sull'isola di Procida, una al mese, cioè ce ne saranno 10-12 all'anno. Questi sono quelli che vengono in mediazione. Poi non so dire effettivamente quali sono i fatti, perché il contenzioso è molto più ampio. Per esempio tutta la materia del lavoro, dove preventivamente c'è, come dire, un istituto equipollente, ma preesistente rispetto alla mediazione, che è rappresentata dalla conciliazione, sono delle commissioni provinciali di conciliazione che sono parimenti condizioni di procedibilità, giusto per fare sintesi, rispetto alla futura prospettica azione in sede contenziosa. Quindi i dati che riporta brillantemente Mariano vanno presi un po' col beneficio dell'inventario, perché sono riduttivi, parziali, e quindi, diciamo, poco probanti rispetto alla domanda che tu hai prospettato. Approcito è più civile o più penale? Allora, io penso che in realtà piccole e soprattutto insulari non si possa, proprio per questa connotazione particolare, non si possa, diciamo, standardizzare un modello unico che deponga in favore, come dire, di una maggiore frequenza di giurisdizione civile, amministrativa o penale. Quello che posso dire è che soprattutto fino a circa un decennio fa, non più di tanto, forse anche qualcosa in meno, in concomitanza, diciamo, con i vari condoni edilizi, diciamo, che si sono succeduti in progresso di tempo, parliamo condono dell'85, 94 e 2003, comunque ha contribuito in maniera importante ad incrementare la giurisdizione amministrativa, quindi quella dei TAR, laddove appunto l'attività edilizia notoriamente, diciamo, sviluppatasi anche sul territorio procidano, ha in casi di difformità, di illegittimità, contribuito, ripeto, a far deporre come supremazia di giurisdizione sicuramente o almeno prevalentemente la giurisdizione dei TAR rispetto a quella civile. Però c'è da fare anche un rilievo anche a favore di quella penale, perché un abuso edilizio contiene un profilo bifronte a livello di conseguenze giuridiche, un profilo di stampo amministrativo, cioè nei confronti dell'ente pubblico che ha emesso, diciamo, l'atto di ripristino o di irrogazione della sanzione pecuniaria, secondo dei casi, un profilo penale, diciamo così, che chiaramente coinvolge la giurisdizione penale. Quindi, volendo fare sintesi consuntiva a 360 gradi, diciamo che fino a non molto tempo fa prevaleva la giurisdizione amministrativa e quella penale rispetto a quella privatistica, civilistica, strettamente considerata. Anche se poi, volendo attualizzare il discorso, diciamo, fondamentalmente c'è una certa penuria, un decadimento in generale, al di là, diciamo così, del tipo di giurisdizione presa in considerazione, diciamo, proprio del contenzioso a Procida, diciamo così, anche per noti eventi connessi agli aggravi anche economici, come costi della giustizia, che non ha potuto non rappresentare una sorta di vero e proprio deterrente
nel senso che le persone prima di intraprendere un'azione giudiziaria, diciamo sia con o senza mediazione, parliamo dell'ambito civile ad esempio, giusto per precisare il discorso, sono sicuramente più lungimiranti rispetto a un tempo laddove i costi di giustizia erano sicuramente meno onerosi, meno pesanti. Avvocato, la domanda, siamo un popolo litigioso e procitario, sì o no? Ma guarda, quello bisogna sfatare una nomea, immagino. Ecco. Quando si dice che il piccolo centro, stando più stretti e con una mentalità insulare, Mariano sorride, quindi Mariano... potenzialmente, almeno al di là dei dati empirici, c'è questa maggiore possibilità di contatto e quindi sicuramente, almeno dal profilo della potenzialità, si dispiega tutto un ventaglio maggiore di possibilità contenziose, diciamo, rispetto alle zone cosiddette peninsulari o continentali. Diciamo che Procida, ma anche Ischia, presumo anche Capri, perché purtroppo su Capri non ho mai operato, però posso almeno immaginare, diciamo, la estensione, ci sia una improporzione, ci sia una maggiore litigiosità rispetto alle zone metropolitane, agli ambiti metropolitani. Ambiti metropolitani, perfetto. Io veramente... I territoriali a Procida la fanno da padrone. Civile riguardano i diritti. Quindi diciamo che gli avvocati a Procida non moriranno mai di fame, possiamo dire questo? Vabbè, questo mi sembra un'estremizzazione concettuale, diciamo così. Diciamo che gli avvocati sopravvivono in maniera dignitosa. Perfetto. Compatibilmente con i tempi. I mediatori. Speriamo, dobbiamo fare in bocca al lupo ai mediatori allora. Sicuramente, io ripeto, anche per profilo personale, diciamo, ci faccio un grosso in bocca al lupo a Mariano, perché è un ragazzo che veramente merita, ripeto, per tutte le cose che ho detto innanzi, non voglio essere prolisso, ma lo dimostra nel quotidiano. Mariano sempre disponibile, sempre reperibile. Allora io e Mariano siamo oltre i nostri canonici 22 minuti, quindi siamo in chiusura. E proprio in la chiusura, quanto incide sulla tua meritoria opera lavorativa la conoscenza degli avvocati? Perché poi il mediatore è quella figura che si frappone tra due avvocati, con un contenzioso al centro. Quando poi la realtà come Procida incide nella conoscenza di uno dei due, maggiore o minore rispetto a quella, quando poi dovrebbe essere... Procida, essendo l'unico, quindi gli avvocati, conoscendo o non conoscendo, sono quasi costretti a rivolgersi... No, dico, il tuo lavoro come viene, capito, influenzato un poco poi dal rapporto delle persone. Come dicevo prima di che iniziasse la trasmissione, io penso che un ottimo rapporto con tutti gli avvocati dell'isola, quindi al di là anche dell'età, delle conoscenze personali. Un po' più difficile la realtà di Napoli, e sarà ancora forse Torre Annunziata, dove bisognerà far conoscere con la mediazione proprio come istituto, mentre forse a Procida è più facile conoscere il mediatore come persona alla quale affidare questa. Ecco la profonda differenza. Perfetto, veramente avvocato, se due parole per chiudere di questa bella e importante istituto che di cui abbiamo parlato oggi, molto sovente noi nelle nostre trasmissioni, parliamo solo di alberi che cadono in questo paese, solo di tanti problemi e delle tante cose che non vanno. Oggi abbiamo dato la voce ad una persona che veramente si sta facendo largo e che rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Prego. Certo, allora io sono sempre a favore delle procedure mediative come species, conciliative come genere, come genus, diciamo così, per cui ben vengano anche eventuali novelle, cioè modifiche al dettato normativo attuale, purché tese al miglioramento da un profilo funzionale oltre che strutturale appunto della mediazione, perché poi non ricordiamoci bene, l'atto avente forza di legge istitutivo, cioè il decreto legislativo istitutivo nel 2010 della mediazione, poi è stato già oggetto in progresso di tempo di vari interventi del legislatore per migliorarlo. Io spero che ce ne siano sempre di più per rendere sempre più simbiotica, come dire, sinergica l'azione non solo fra il mediatore e gli avvocati, sì, perché poi